Ciao, vediamoci insieme questa ricetta veloce veloce. Facciamo i brutti ma buoni. Ho preparato la frutta secca, l'albume e lo zucchero. Questi brutti ma buoni si fanno da tantissimo tempo qui nella nostra zona, nei Castelli Romani. Mia madre li faceva sempre. È un modo per poter utilizzare l'albume quando ci rimane, quando usiamo soltanto i tuorli, magari per i panettoni. Bene, qui sto frullando l'albume, sto montando a neve. Una volta che ho montato un pochino, comincio a mettere anche lo zucchero, lo verso piano piano e continuo, giro fino a che non diventa bello sodo. Io per fare i dolci uso le mie uova delle nostre gallinelle, e quindi sarebbe stato proprio un peccato buttare gli albumi. Ci si può fare sempre qualcosa, torte, anche gli amaretti ad esempio. Bene, continuo a frullare fino a che non vedo che forma il becco. Si dice così, il becco d'oca. Vediamo. Credo che ci siamo, eh? Quindi mi fermo, tolgo le fruste. Ecco qua. Una volta pronto, bisogna inserire la frutta. Io l'ho macinata abbastanza sottile, perché così va meglio per i bambini, però diciamo che va tritata più grossolanamente, devono rimanere i pezzettini, quindi non deve essere finissima come questa, eh. Io per questa volta l'ho fatta così, poi farò un'altra dose con la frutta macinata un po' più grossa. Bene, giro sempre dal basso in alto per non smontare molto gli albumi. Intanto ho acceso il forno. Il forno va da 130 a 140, diciamo. Io l'avevo messo a 130, poi ho alzato un pochino a 140, perché debbono praticamente asciugarsi come quando si fa quando si fanno le meringhe normali. Mi aiuto con un cucchiaio e formo i biscotti, faccio dei mucchietti così proprio, diciamo, informi, non debbono essere regolari, anche con qualche becco, vedete? Mi aiuto, faccio con due cucchiai, ma non serve arrotondare molto, perché appunto debbono essere brutti, no? Altrimenti se sono troppo precisi non hanno più senso. Con questa dose io ne ho fatti all'incirca 50 alla fine. Li ho messi sulla carta forno, come vedete. Ok, continuo fino ad esaurimento dell'impasto. È una ricetta facilissima, come vedete, la possono fare anche i bambini. Ok, continuo, ho fatto due teglie e vado ad infornare. Bene, io a metà cottura li ho girati, li ho staccati con una palettina dalla carta forno e li ho girati, così li ho fatti asciugare per benino anche sotto. Bene, non ci resta che assaggiarli. Buoni, sono buonissimi, croccanti, sono senza farina, quindi senza glutine, però certo c'è lo zucchero, eh. Bene amici, vi auguro una buona merenda con questi deliziosi biscottini e ci vediamo al prossimo video. Ciao!